Bene, avete visto i gol di Milan-Roma di ieri, dell'1-1, ci sono state delle polemiche, se ne parlerà in studio. Adesso qualche riflessione a mente fredda su questo Milan che è passato dal tetto del mondo a perdere tutto in pratica e su questa Roma che si accinge alla semifinale di Coppa UEFA con il Brøndby. La prima cosa che occorre dire sui giallorossi è che ieri hanno disputato una partita ben diversa da quella che giocheranno mercoledì contro i danesi. E naturalmente Bianchi dovrà rispolverare quella Roma d'attacco che già si è vista tante volte in Coppa ed il recupero di Feller a tal riguardo è molto importante. Quest'anno i giallorossi hanno soffocato le ambizioni del Milan in Coppa Italia ed in campionato e adesso potrebbero coronare il sogno di una finale europea. I rossoneri viceversa hanno fallito, salvo miracoli in campionato, tutti i traguardi più importanti. Sacchi si fa ragione dicendo che al Milan sono stati concessi pochi rigori, soltanto 2, e che spesso la fortuna non è stata amica dei suoi uomini. Ma occorre dire anche che se in passato tutto andava bene, adesso meno bene, ci debbono essere dei motivi. Gullit e Van Basten sbagliano troppi gol ed il capocannoniere della passata stagione quest'anno ha fatto pochino, 8 reti. Ha inoltre pregiudicato la Coppa Campioni facendosi espellere a Bruges. Il Milan ha un attacco da mezza classifica con 36 gol ed evidentemente gli avversari hanno imparato a prendere le contromisure adeguate. La retroguardia più forte del campionato, come si è visto anche in occasione del gol di Rizzitelli, si è fatta sorprendere qualche volta cullandosi sul fuorigioco. Giocate come quelle di Gullit e di Agostini in occasione del gol del pareggio di ieri sono sempre più rare. Ed il calo fisico di uomini sicuri come Ancelotti, Tassotti e Donadoni, apparso di recente in ripresa, ha influito notevolmente. Adesso il Milan deve sperare nel jury d'appel dell'UEFA e se mercoledì verrà confermata la sentenza di Zurigo, le cose si complicheranno. Accetteranno Sacchi e i giocatori olandesi di restare fuori dall'Europa?